Esperienze in Serie D e eccellenza, poi a livi nazionali dell'Empoli e fino ad arrivare a guidare la primavera della Fiorentina. Si parte, è iniziata. È stato un ritorno alla Fiorentina, ha giocato anche 60 presenze, 60 partite da calciatore. Intanto il suggerimento detto per Traoré, che può andare a sfidare l'avversario. Traoré dentro, arriva il tocco sotto misura e qui Djapua spedisce laterale. Supercoppa tra l'Atalanta, padrone di casa, che è la formazione scudettata, e la Fiorentina vincitrice della Coppa Italia. Intanto è partito Traoré, occhio perché va lì Traoré, uno contro uno, Traoré, zona tiro, Traoré! E il pallone che termina frange sul muro bianco. Torno fra poco da te Giada, intanto ancora con la possibilità in attacco per l'Atalanta con Traoré, il tentativo con sembrava una 19, Djapua, il centrocampista dell'Atalanta, oggi priva lì in mezzo di un elemento importante come Cortinovis. Tocco intanto dentro, Piccoli, zona tiro, Piccoli va con il destro, si gira in un fazzoletto di terreno anche qui. Piccoli che poi smista dalle parti di Colley, può andare lateralmente con il pallone che arriva centralmente, l'uno contro uno, poi va alla conclusione direttamente in porta con la chiusura. Ancora la possibilità con Djapua che poi sfida l'avversario, tocco all'indietro, gestito il pallone da parte di Colley che scarica dalle parti di Traoré, morbidissimo in mezzo all'area di rigore, Piccoli! E il pallone docile, docile, che finisce sul palo più lontano, 1-0 Bergamasco, la rete di Piccoli, un lob dolcissimo di Piccoli e porta in avanti l'Atalanta. È un giocatore che abbiamo visto che in area di rigore, quando gli arrivano quei palloni, insomma, è uno che vede la porta, l'ha piazzata molto bene, è andato su dando un colpo di reni e l'ha indirizzata proprio dove Brancolino non ci poteva arrivare. Morbida la palla da parte di Traoré, che è rientrato, e lui ha lavorato molto bene tra il terzino e il centrale, quello più lontano della palla, ma è stato molto bravo a andare su e a indirizzarla nella parte più lontana dove Brancolino non poteva fare nulla. Pallone perfetto dipinto da Traoré, lo fa Piccoli con astuzia perché in stadium di Bergamo per l'1-0 Atalantino. Sì, ancora il tocco dentro, calcio di rigore per la Fiorentina, calcio di rigore con l'avanzata di Lovisa. Leo Colley dà un'occhiataccia all'arbitro, l'arbitro è stato deciso, fallo di Colley su Lovisa, non c'è stato neanche il tempo di esultare per gli atalantini, che arriva subito il calcio di rigore per la Fiorentina. Si era proposto Lovisa, che stava crescendo tanto in questi minuti. Rivediamo l'incursione in area di rigore, quello che è successo, si infila nello spazio Lovisa e poi il contatto con Colley, rivediamo se c'è stato qui il contatto o meno. Dentro Lovisa e probabilmente alza troppo la gamba di Colley. Può darsi, però una bella partita. Se stavamo perché comunque lo tocca Lovisa. Subito per la Fiorentina dopo il vantaggio dell'Atalanta. Parte Duncan, 1-1 Viola, il pareggio della Fiorentina, la rete di Bobby Duncan, l'ex Liverpool, che mette la sua firma sul match, è 1-1 al Gewiss Stadium. Bellissima partita, insomma, degna della finale di Supercoppa. Gol fatto e subito, insomma, provarci a riprenderla, così è stata la Fiorentina, ma tornando un passo indietro forse Colley è stato troppo irruente, magari doveva temporeggiare e mandare l'avversario verso l'esterno. Per quanto riguarda il rigore, bravissimo Duncan, palla da una freddissimo parte e portiere dall'altra. Freddissimo Bobby Duncan, e ora decolla il match tra Atalanta e Fiorentina, vantaggio Atalanta, che poi può ripartire con Coffi che manda a vuoto da riva. Ancora Coffi, tiene il pallone tra i piedi, tiene anche l'equilibrio, poi serve, innesca Bobby Duncan, può andare in profondità, Duncan dentro con l'inserimento sul palo più lontano e arriva un regalo al portiere da parte di Marco Anuliak, che ha avuto la grande chance. Rischi, si rifugia sul suo portiere Gelmi, che può andare al rilancio in profondità, pallone che viene completamente bucato lì in mezzo da parte di Lovisa. Allora è partito Djapua, il corridoio è giusto per Traoré, che prova l'ingresso in area di rigore. Djapua! 2-1 Bergamasco con Djapua! Ancora una volta Traoré assist man. Djapua chiude perfettamente la trama dipinta dall'Atalanta. È 2-1 per l'Atalanta. Assolutamente, ha iniziato l'azione e l'ha finita, l'ha conclusa nella maniera migliore Djapua. Vedi, gol sbagliato da parte della Fiorentina, è gol fatto, è ripartita molto bene, appena gli dai spazio a questi giocatori davanti ti fanno male. È stato bravo anche Traoré di nuovo, non cercare in mezzo, palla dietro, è arrivato appunto come dicevamo prima a sostegno, grandissimo gol. La rete di Emmanuel Djapua.
Dubois, dopo ancora una volta l'innesco di Traoré, campione da poter prendere con una Fiorentina leggermente scoperta in quella zona, sulla destra nuovamente per Traoré, già due assist per lui. Traoré vuole andare da solo e poi Brancolini, altro tentativo sotto porta, perché sanno che è un giocatore che ti può decidere la giocata da un momento all'altro. Eccolo qui ancora l'ex Monaco, Christian Coffi, poi il cross di Pierozzi, Duncan all'indietro e arriva Lovisa che si divora il gol del 2-2, grande azione della Fiorentina con la lo spazio per il cross, la Fiorentina non lo trova perché lì ora il difensore lo sta facendo Cambiaghi, che però poi si fa superare dentro l'area di rigore, il tentativo direttamente in porta e questo è uno squillo importante, persone in mezzo, Duncan non ci arriva, fischietto in bocca per l'arbitro che manda tutti sotto la doccia e l'Atalanta vince la Supercoppa, l'Atalanta di Percassi, l'Atalanta di Brambilla, momento magico per la Dea Bergamasca che nel suo stadio vince la Supercoppa Primavera battendo 2-1 la Fiorentina. Sì, assolutamente, bellissima partita soprattutto il secondo tempo, tantissimi gol, tantissime situazioni. A vestire la casacca dell'Atalanta e ora festeggiano tutti quanti in questo impianto ovviamente di fronte al loro pubblico dopo aver vinto lo scudetto. Alza al cielo anche la Supercoppa, la squadra di Massimo Brambilla. Ne uscì 2 in Serie A e oggi l'Atalanta Primavera che alza al cielo la Supercoppa che è bergamasca. Nel suo impianto, quello del Gavis Stadium di Bergamo, tirato al lucido e rimesso a nuovo, l'Atalanta Primavera alza al cielo la Supercoppa.